Mi chiamo Eva e sono in viaggio verso le isole Orcadi, un arcipelago che si trova nel Mare del Nord, tra la costa scozzese e le isole Shetland. Per arrivarci esistono varie possibilità. Io ho preso un aereo da Roma via Londra per Aberdeen in Scozia. Ho proseguito in pullman fino a Scrabster, sulla costa nord, e lì mi sono imbarcata per Stromness. L'arcipelago comprende 70 isole, di cui solo 18 abitate, da circa 21.000 persone. Durante la navigazione si possono ammirare le coste e i faraglioni dalle forme singolari, come quello dell'isola di Oi, chiamato Old Man of Oi, il vecchio uomo di Oi. Rimango colpita dai loro nomi, Oi, Chapinsey, Papawestri, Wire. Ognuno di essi ha una sua personalità, una sua storia. Sbarco a Stromness, che si trova sul lato occidentale dell'isola di Mainland, la più grande e abitata delle isole. Flora e fauna sono parte essenziale di una visita alle Orcadi, dalle scogliere dove risuonano i richiami dei gabbiani tridattili alle brughiere, che sono l'habitat di molti altri uccelli. Paesi anglosassoni, affittare una macchina è facile ed economico. Appena si esce dalla città, le strade diventano deserte e attraversano paesaggi dai colori intensi. Tutto diventa verde e quasi interamente ricoperto di prati. Si rimane abbagliati dalle tonalità della terra e del cielo. Questa solitudine mi dà una sensazione di libertà senza confini. Per alloggiare si può trovare qualche bellissimo albergo appena fuori Kirkwall. Ma io ho preferito una soluzione meno impegnativa, il bed and breakfast. Piccole case fuori città, immerse nella natura, che offrono alloggio e prima colazione a prezzi molto convenienti e un panorama davvero straordinario. Il primo giorno decido di visitare il sito preistorico di Scarabre, un luogo dove il passato è ancora vivo e presente. Si affaccia sulla splendida baia di Skye, dove la sabbia è chiarissima e l'acqua è di un blu cristallino. Non sembra proprio una spiaggia sul Mare del Nord. Scarabre è un villaggio celtico rimasto sepolto per secoli sotto le dune di sabbia, fino a che nel 1850 venne riportato alla luce da una tempesta. Ai miei piedi ci sono le abitazioni di gente vissuta in periodi antichissimi. Le strade, i letti, le credenze, i focolari e i recipienti per riporre il cibo sono ancora lì da vedere. Eppure l'ultima volta che qualcuno li ha usati è stato forse 4.500 anni fa. C'è anche un'abitazione dove si può entrare per scoprire com'era organizzata la vita domestica nell'età della pietra. Il grosso focolare al centro e intorno il letto, il tavolo per cucinare, la vasca per l'acqua. Il sito di Scarabre è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Dopo una giornata di sole, ce n'è una di pioggia. Sto andando a Kirkwall, la capitale di Mainland, l'isola più grande dell'arcipelago. È stata costruita interamente in pietra grigia e quando il tempo è brutto quasi non si distingue dal cielo. Il nome Kirkwall risale al periodo della dominazione vichinga e vuol dire baia della chiesa. È un buon punto di partenza per visitare le altre isole. Scendo verso il porto dove sono iniziati i festeggiamenti in onore di San Magnus, il santo patrono della città.
colgo l'occasione per visitare la famosissima cattedrale, costruita per lui nel 1137. Percorro la strada principale che dal porto conduce proprio lì. La chiesa di San Magnus resta un simbolo del potere e della ricchezza della dinastia norvegese che per oltre 800 anni dominò sulle Orcadi. Si dice che fu edificata sul luogo dove fu sepolto il corpo di Magnus dopo essere stato assassinato dal cugino Hakon. Interamente costruita in arenaria rossa, che ormai, consunta dal tempo, rende il suo aspetto austero più caldo, soprattutto nelle ore del tramonto. L'interno è lungo 70 metri e largo 30. Le cripte laterali e le vetrate dipinte raccontano le storie di santi guerrieri che risalgono al periodo dei vichinghi ed evocano le saghe di un popolo rimasto nella leggenda. San Magnus rimane il più importante esempio di architettura normanna in Scozia. Oggi visiterò l'isola di Shapinsey. Prendendo un traghetto da Kirkwall si arriva in 20 minuti. Il nome Shapinsey vuol dire isola dell'aiuto. La tradizione dice che per anni è stata il rifugio di banditi e streghe, ma ora è solo rifugio per gabbiani e pacifici turisti. Lasciando le acque profonde della baia di Kirkwall, appare la Dishan Tower, la torre di avvistamento del castello di Balfour, che troneggia sulla costa. Sembra proprio il castello delle favole. Nel 600 la famiglia Balfour costruì una grande casa patronale che nel 1847 fu trasformata da David Balfour in un castello vittoriano. Da allora conserva perfettamente il suo aspetto originale. Shapinsey è una bellissima e fertile isola lunga 7 miglia e larga 3. Le piccole fattorie ogni anno esportano 3.500 capi di bestiame in tutto il mondo. È stata la prima delle isole Orcadi ad essere trasformata completamente in area agricola. Oggi ci sono quasi 6.000 acri coltivati. È ricca di insenature naturali, ideali per l'ancoraggio delle barche da diporto. Più alto si trova a soli 64 metri sul livello del mare, da dove in una giornata limpida si può godere di una splendida vista. Sono sulla via del ritorno. Prima di rientrare passo a salutare Jack, un simpatico vicino di casa che abita in questa fattoria. Sono le 10 di sera, eppure c'è ancora una luce incredibile. Domani andrò a scoprire un sito archeologico molto importante. Intanto mi godo la pace del tramonto. The Ring of Brodgar. L'anello di Brodgar, ovvero il cerchio perfetto. Si trova su una lingua di terra fra i laghi Harrey e Stennes. Un cerchio di 100 metri di diametro concepito 5.000 anni fa. L'emozione che si prova quando appare all'orizzonte è forte e i monoliti sembrano delimitare uno spazio sacro. Soltanto 27 pietre sono rimaste al loro posto. Si pensa che originariamente fossero una sessantina. Nonostante gli sforzi degli studiosi, le origini e la funzione di questi monoliti rimangono ancora oggi misteriosi.
guardando l'orizzonte mi sembra di distinguere una bandiera italiana che sventola. È l'isola di Lambholm, ormai conosciuta come l'isola della Cappella Italiana. Per arrivarci c'è una strada che attraversa la baia di Scapa Flow, uno dei più grandi porti naturali del mondo. I vichinghi lo conoscevano bene e lo chiamavano Scapa Flow. A distanza di secoli la flotta inglese lo usò come base strategica durante i due conflitti mondiali. Dalle acque emergono ancora i relitti della flotta tedesca, che quando venne fatta prigioniera dagli inglesi si autoaffondò in questa baia. Mentre mi avvicino a Lambholm, la giornata si apre. La Cappella Italiana è l'unica testimonianza del Campo 60, che ospitò durante la Seconda Guerra Mondiale centinaia di prigionieri italiani deportati su quest'isola. Sulla struttura di uno dei capannoni edificarono la facciata della chiesa, con rottami e materiali di fortuna, e decorarono l'interno con immagini sacre. La Madonna con il Bambino fu realizzata da un artista prigioniero, Domenico Ciocchetti. La copiò da un'immaginetta che aveva sempre portato in tasca durante tutta la guerra. All'esterno i prigionieri costruirono la statua di San Giorgio, utilizzando fil di ferro e cemento. Ci sono anche alcune foto ricordo scattate all'epoca della guerra. Oggi la Cappella Italiana delle Isole Orcadi è ricordata come il miracolo del Campo 60. Il viaggio è finito. Sto andando all'aeroporto di Kirkwall sotto una pioggia che rende la partenza un po' più triste del dovuto. Ma negli occhi ho ancora le immagini di queste isole solitarie e meravigliose.